Mister Marco Coppa, post gara Canicattì Akragas, l'Akragas ha perso, il Canicattì vince in rimonta, vince nei minuti di recupero. Cos'è mancato oggi la tua squadra per portare a casa un risultato di prestigio importante? Davide, credo che l'unica cosa che sia mancata all'Akragas oggi è stata l'espulsione che abbiamo subito e quindi il fatto di essere rimasti in 10 uomini, perché credo che l'Akragas avesse il controllo della partita fino a quel momento, ampiamente. E poi però abbiamo avuto anche la bravura e la capacità in 10 uomini di passare in vantaggio, però mancava ancora tanto tempo per cui abbiamo dovuto soffrire, abbiamo subito tanti calci piazzati. Non abbiamo mai preso un tiro in porta su azione, ma soltanto su calci piazzati. Ne abbiamo subiti tanto e loro sono stati bravi a mettere la palla 2 volte dentro su calcio piazzato. Cosa non ti è piaciuto oggi della tua Akragas? No, è stata preparata una partita per tentare di giocare con un baricentro un po' più basso e attaccare alla profondità e così è stato. Infatti al primo tempo abbiamo avuto alcune occasioni che non abbiamo concretizzato. Al secondo tempo volevamo continuare sulla stessa scia del primo. Ripeto, però siamo rimasti subito in 10 praticamente, quindi abbiamo fatto un intero tempo in 10 uomini e nonostante questo, ripeto, il vantaggio, ma poi non bravi nel difendere sui calci piazzati. I gol subiti dall'Akragas sicuramente evitabili. Evitabili, lì noi marchiamo a uomo, per cui i miei ragazzi sanno che ognuno deve prendersi la responsabilità di prendersi ognuno il proprio avversario e tentare di vincere il duello l'uno contro uno. E vuol dire che loro sono stati più bravi, sono stati più forti di noi sull'uno contro uno nei calci piazzati. Se parliamo di economia del gioco, di partita, allora parliamo d'altro, ma è giusto però analizzare il risultato e quindi abbiamo perso 2-1.